storico giornalista e poi tutti voi amici. È dedicato a un grande amico, come diciamo sempre, che è stato l'architetto Zimei. I premi di solito durano un anno, poi il secondo anno già non si fanno, ed è andato alle personalità abruzzesi di maggior spicco. Le cito a memoria, con l'ex comandante generale della Guardia di Finanza, l'ammiraglio Venturoni, ma dicendo questi non ne ho detto neanche la decima parte di tutti quelli che poi negli anni abbiamo premiato anche artisti, il grande Renzetti, il direttore d'orchestra, Legnini, il presidente del CSM, nella sua, come devo dire, irruenza ci rappresenta, poi naturalmente ognuno può esprimere, come su tutti i politici, la propria, come devo dire, affezione o meno, ma è sicuramente un uomo che per questa terra si sta spendendo da tempo. Giusto raccontare anche la storia di chi non ce l'ha fatta. Di quelli che sono andati a morire nelle miniere, di Mononga, di Marcinelle, c'è purtroppo una voluta ignoranza in questo. Uno che con testardaggine, con coraggio, con determinazione, con voglia di arrivare, voglia naturalmente di rappresentare anche il proprio territorio, ce l'ha fatta. E allora oggi mi sono sentito con Cadia, abbiamo detto dobbiamo assolutamente, come ho detto prima, colmare questa lacuna del premio. Quindi tu entri oggi in questo premio, poi vatti a guardare tutto, anche perché credo che prima della prossima edizione cureremo un libro, quindi dove ci saranno le immagini, le storie dei vari premiati, che li raccolga insieme, perché voglio dire, in questa nostra terra, di questi premi purtroppo non ce ne sono più, o se ce ne sono, ripeto, con poca durata, perché è chiaro che dietro un evento c'è sempre un impegno da tenere. Si tratta proprio di un amico, è un amico di famiglia che ha frequentato da sempre. Grande, si sente lui. Antonio è mancato proprio per l'amicizia che l'ha sempre legato a mio padre, quindi per noi è come avere uno zio, lui e Maria. E ringrazio te Geremia, perché ogni anno rinnoviamo la memoria di mio padre con questo premio che davvero ad ogni edizione è sempre diverso e ricco di contenuti. Va bene, grazie. Io riceveva comunque il Presidente degli Stati Uniti nella sua villa romana e io mi preoccupavo, ho raccontato questo episodio più volte, mi preoccupavo che questo sicuramente Gianni Letta non viene, deve ricevere Bush, mia madre. Ah, Antonio. Io ringrazio innanzitutto i presenti che almeno sono qui a onorare questa onorificenza, ma posso dire che ho girato nel suo mondo, è difficile trovare una sala dove non ci sono, ci sono mille persone che mille persone non viene disturbate dalle colonne. Insomma, questo è un grande architetto, no? Non è uno così facile. Poi hai parlato di migrazione, sai che ci sono un altro Abruzzo fuori dall'Abruzzo, ci sono oltre 1.200.000 abruzzesi che vivono in tutto il mondo devo dire che gli abruzzesi si sono distinti in tutti i campi, in tutti i lavori. Ci sono altri parlamentari abruzzesi che sono stati anche eletti alla prima legislatura grazie alla legge voluta a tutti i costi da Mirko Trenaglia, portare anche qualche cosa di nuovo, qualche idea nuova, perché è come quando uno è multiculturale, anche molti immigrati che vengono da noi, se fanno i bravi ragazzi possono portare tranquillamente un'altra cultura, un'altra, cioè chiaro che si deve integrare, come io mi sono integrato in Svizzera, io quando sono andato nel 1965 non è che ho trovato, come si suol dire, il portafoglio pieno di soldi per terra, magari no, dovevamo rispettare tutte quelle leggi che c'erano e questo mi sono appunto integrato in Svizzera e devo dire che in Svizzera gli abruzzesi sono stati tutti di serie A. Siamo un popolo montanari, la Svizzera, e l'Abruzzo è un paese montanaro, ci sono due bellissime montagne e di questo fa vedere la curiosità degli abruzzesi
che pensano al lavoro e non pensano ad altre cose. Sì, visto che stai parlando di diversità, il mio sindaco Nicola Andrea Gola non è del mio partito, però ci vogliamo bene, non è che magari ci dobbiamo ammazzare perché uno è di un partito e uno è di un altro, altrimenti non si fa grande il paese. Senta il quadro degli ambasciatori della fame, è lo stesso pittore che ha fatto il quarto Stato, quello più famoso, che vede tutti i lavoratori con quella donna col bambino in braccio. Questo era il discorso preparatorio, dove invece, vede sindaco, i lavoratori sono ancora dietro, cioè questi sono praticamente quelli che li rappresentano, che hanno il coraggio di andare a fare le richieste al datore di lavoro, e gli altri ancora non avevano maturato questa convinzione. Poi c'è stato il quarto Stato che diciamo li ha avvicinati, e c'è stato, oggi credo che si sia tornati in questa fase, insomma, ecco perché purtroppo, e quindi ce l'ha data naturalmente, premio Antonio Di Meo ad Antonio Razzi, quindi premiamo tutti e tre, sindaco, presidente, Katia, soprattutto, ecco qui, e sei entrato, quindi sei entrata nella grande famiglia del premio Di Meo. Un piccolo applauso lo farei. Il sindaco respira. Venuto volentieri perché sono il sindaco di Antonio Razzi, è un mio concittadino, quindi era giusto e anche piacevole starci. Antonio, come diceva, è una persona semplice, una persona umile, come avete potuto vedere si emoziona, e questo racconta già molto della sua persona. È una persona che conosco da tanti anni, ancora prima che diventasse primo onorevole e poi senatore, e l'ho conosciuto bene all'opera a Lucerna, perché io ho frequentato l'associazione degli abruzzesi a Lucerna e l'ho visto lavorare, l'ho visto all'opera e l'ho visto veramente riunire tante persone e non dimenticare mai in quelle occasioni le sue origini e la sua abruzzesità. Presidente Testa, un saluto del Presidente Testa che è super attivo. Ha presentato di recente un movimento importante. Ciao a tutti, il mio sarà un saluto ovviamente brevissimo, non era nemmeno in scaletta, però ogni volta che torno in provincia è stata la casiera per 5 anni, sempre 5 anni di emozione. Saluto ovviamente tutti Antonio, la figlia del compianto di lei, Celia Mancini, il sindaco, benvenuto alla nostra città e tutti gli ospiti. Ma io veramente voglio essere brevissimo. Innanzitutto voglio ringraziare, non da rappresentante delle istituzioni, ma da cittadino di Pescara, l'amico Geremia Mancino, perché Geremia, e non lo faccio per maniera o perché sono costretto, perché c'è un rapporto sano di amicizia, ma perché ritengo che Geremia Mancini, sotto tanti aspetti, è stato sempre molto positivo, è stato sempre un soggetto che ha lavorato molto per il territorio. Ricordate sempre con grande piacere quando fu premiato Gianni Letta, il sottosegretario Gianni Letta, che a distanza di qualche ora avrebbe incontrato con il presidente Berlusconi Bush, però nonostante un impegno pressante ha fatto una toccata e fuga nella città di Montesilvano, saluto l'amico Adriano, proprio per capire e per dare testimonianza dell'importanza del bellissimo ricordo di papà tuo, di Antonio Di Meo. Volevo che Sergio Cinquino, le due persone, personaggi che sono qui, Geremia che conosco da una vita, ormai possiamo dire, per aver fatto anche tante cose insieme in televisione, e il senatore che tra le altre cose è anche il mio coinquilino, abitiamo nello stesso palazzo, non ci vediamo alle riunioni di condominio, però ci vediamo in questi appuntamenti che sono importanti e belli, e merito va a Geremia per portare avanti questo appuntamento che è molto apprezzato, e per la scelta del senatore Antonio Razzi, che e Geremia è un grande comunicatore, lo sa bene, in questo momento è davvero lo vediamo un po' dappertutto per il suo lavoro che sta portando avanti con grande scrupolo e con grande attenzione. Quindi io faccio in bocca al lupo, i complimenti al senatore e complimenti a Geremia per questa iniziativa che è ormai collaudatissima e si fregia quest'anno di un personaggio molto importante.
Saluti a tutti. Allora, volevo dire, ringrazio tutti e posso permettere una cosa, non gliel'ho chiesto, ma sicuramente per chi lo vorrà, una bella foto qui è disponibile sempre. Adesso che finiamo facciamo le foto, ricordo che sono, aiutano anche a, come devo dire, a fotografare in tutti i sensi il momento e l'attimo di questa bella giornata, che per me è veramente molto di grande soddisfazione. Grazie a tutti.